Ciao a tutti, io sono Octopus e ben ritrovati con un nuovo episodio di Europa Universalis 4 con il Commonwealth. Siamo impegnati in una guerra contro Novgorod, era una guerra contro Novgorod e Kazan fino a poco fa, ma abbiamo buttato fuori Kazan dalla guerra e gli abbiamo fregato 4 province, anzi 4 per noi e 3 per il nostro vassallo Odoyer, che adesso ha uno sbocco sul Mar Caspio. E che dire, adesso concluderemo la guerra con Novgorod e vediamo che cosa riusciamo a portarci a casa. Facciamo partire il timer. Ecco, timer a posto. Vediamo un po'. Io vorrei molto cancellare letteralmente dalla faccia della terra Novgorod. Non per qualche motivo particolare, ma semplicemente perché è brutto vedervi questa cosa verde sopra la testa, mi dà abbastanza fastidio. Vedete questa scrittura Novgorod qua sopra è un po' brutta, secondo me. Quindi facciamo un po' così. Roba qua produce tutta la zona di pelliccia. Ok, va bene così. Quindi tutta questa zona qua russa la prendo io. Poi prendo anche queste due province qua che non servono a niente, ma esteticamente fanno molto. Ok, poi boh, potremmo prendere anche queste qua sopra per un fattore ancora estetico. E boh, possiamo cancellarli completamente? Più o meno. Ci costa tanto? Non tantissimo. Neighbor relative, va bene. Allora, fammi vedere. Ok, tutta roba di pellicce, ok. Bene, di nuovo ci prendiamo tutta sta bella roba qua. Cioè tutto a parte una provincia. Quindi, ciao Novgorod. È stato bello, ma anche no. A posto così. Ora è molto più bello. Se non fosse che Commonwealth è scritto così, non così. Ma a parte questo, tutto questo ci piace molto. E facciamo il Cordove possibile. Avanti, 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 avanti. Ci saranno un po' di ribelli inevitabilmente. E a posto, e abbiamo letteralmente cancellato Novgorod dalla mappa. Finalmente, aggiungo io. Bene, qua siamo avanti, quindi possiamo fare un giro di tecnologia diplomatica. Qua abbiamo ancora ribelli, bla bla bla. Dov'è questo posto? Change Ken. Scusate, io sono un po' ignorante. Ken. Ah, ok. Posto. Titolo subito che è in Cina. Pa, pa, pam. Scandinavia ci vuole ancora bene? Boh, mica tanto. Allora, la tregua con Venezia scade nel 50, cioè tra ben 12 anni in realtà. L'Austria è sempre in coalizione contro di noi, non si leveranno mai, abbiamo 242 di aggressive expansion nei loro confronti, non penso che riusciremo mai a liberarci di questa coalizione. L'Ungheria invece, solo 194, vabbè dai. La Boemia, Boemia 81, beh la Boemia è trattabile diciamo. La coalizione di chi si compone esattamente al momento? Ah, ok. La collezione è abbastanza importante, tutto sommato. I messi insieme fanno una collezione discreta, potremmo dire discreta. Meno che addirittura 396. Wow, neanche li avessi preso tutto il loro territorio. Comunque è molto bello non dover commentare i propri episodi in differita. Per carità, in differita si colgono molte cose che magari cioè, registrando in live, nel senso in tempo reale, probabilmente vengono perse. Poi cioè, uno deve fare due cose, commentare e anche effettivamente giocare. Latvian vuol dire Lituania, Lettonia, questi posti qua sopra. Abbiamo truppe in posizione, quindi cerchiamo di buttare giù questi rivoluzionari maledetti.
Beh, che siamo nell'età delle rivoluzioni, ma non mi sembra il caso di metterci qui a giochicchiare con i rivoluzionari. E quindi sì, mi piace molto il fatto di non dover per forza commentare in differita. Un punto di stabilità. Beh, perché no? Andiamo con un punto di stabilità. Visto che abbiamo molti derivelli anche da gestire, non va mai male. Vediamo di liberarci di questi rivoluzionari che sono abbastanza coriacei, devo dire, per essere soltanto 10.000. So che c'è anche un comando per dare ad alcune truppe per sopprimere i ribelli in automatico. È una cosa che non faccio mai, ma in realtà in questa fase sarebbe il caso di farlo. Mi pare che sia. No, dov'è che è? Ah, questo, esatto. Curonia, non so esattamente dove sia. Boh, vabbè, lasciamo perdere. Non so neanche bene come funzioni questa cosa, proprio. Ditemelo voi nei commenti, ragazzi. La Spagna ha preso la zona della Tunisia e della Libia, qua in pratica. Ok, ha letteralmente bloccato l'espansionismo al Portogallo. Ok, Portogallo che immagino sia alleato della Spagna, sì. Addirittura, di già. Gente di Novgorod che cerca di ribellarsi proprio così potentemente, con ben 21.000 ribelli. Ecco, questa è la fine che fanno i ribelli. Posto. Molto bene. Molto molto bene. Ora dobbiamo trovare il modo di attaccare l'Austria, senza trovarci contro questa enorme coalizione, perché sì, potrebbe essere un po' scomoda da gestire tutto sommato. Alodia, o Alodia, non so come si pronuncia. Eming, per quanto abbiamo la tregua? 5 anni ancora. Boh, ma sinceramente non vedo motivo di attaccare ancora Eming. Kazimuk è in coalizione? Certo che è in coalizione. Meno 278 addirittura. Ah già, perché gli avevamo preso dei territori per darli alla Circassia. Vabbè. Vabbè, ma eravamo in amicizia in realtà. Guardate Utrecht come si è espanso in maniera arrogante all'interno dell'impero. Di solito Utrecht tende a fondare l'Olanda, ma non questa volta. La Borgogna anche comincia a diventare un po' prepotente, ma nella fase di late game di solito si vedono cose abbastanza assurde. E sì, questa partita, a parte la Francia, dove c'è questo Orléans che sta spadroneggiando in mezzo alla Francia, non ha riservato dei grandissimi, delle, come dire, delle sorprese, a parte appunto la Francia non pervenuta in questa run, non ho ben capito quale motivo. Diamo un'occhiata qua se si è ribellato qualcuno. No, tutti mantengono le proprie colonie, questa tricromia giallo-rosso-verde. Nelle Americhe predomina il giallo, ma anche il Portogallo ha una buona porzione, anche l'Inghilterra tutto sommato si difende abbastanza bene, devo dire. Quindi queste tre nazioni hanno fatto veramente da padrone, la Spagna in particolare, con anche la zona qua del Mali, ma non solo. Anche Utrecht, che è una parte di Guinea qua, abbastanza. Utrecht e Brabant hanno entrambe le nazioni olandesi, hanno porzioni di Africa, interessante. Interessante. Abbiamo perso un advisor amministrativo, prendiamo quello della produzione. Questa è la nostra produzione, è 172. Cerchiamo di completare, di costruire delle fornaci dove è possibile, tipo qua. E boh, ne costruiamo una in Kosovo. Ah, potrei farne così tante qua sopra io? Ma è bellissimo tutto questo.
momento in cui dovessimo completare i core su tutta la zona di Novgorod, dovrei riuscire a fare... No, non è possibile. No, questo è un... Wild Skull? No, infatti, non c'entra niente questa cosa. Non so perché mi evidenzia queste province qui come potenziali... No, sono le province in cui non posso costruire, probabilmente. Vabbè, pazienza. Io volevo sapere dove potevo farle, ma... Non posso. Fermo. Bene. Subito, pronti. Allora, convertiamo dove si può. Sarebbe bello se mettessero anche qua un'opzione per convertire in maniera automatica. Allora, qui lasciamo un'armata per l'assedio. Voi andate, anzi, andate direttamente qui e poi fate il giro per qua. Ok. Ah, bene. Facciamo un'altra idea diplomatica, anche se non ci interessa granché. Bene. Ah già, le egemonie non ho mai guardato bene questa cosa. Cos'è che dovrei fare in pratica? Avere un introito mensile di 1000? No, 1000 no, la vedo un po' complicata. Questa invece? Avere un'armata? Eh sì. No, non siamo grandi abbastanza per questa cosa. Arrivare ad avere 1 milione in pratica di soldati in campo. No, siamo ben lontani da questa cosa, purtroppo. Purtroppo. No, state qua. Ah, a posto. Venite qui. E va bene. Non so bene come completare la mia conquista della zona qua dei Balcani. Cioè, non so. Non vorrei perdere 30 anni di gioco a creare tutta la coalizione e fare queste cose qua. Non mi interessa molto come cosa. Certo, ci siamo espansi in maniera molto 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 aggressiva, quindi ci sta la coalizione, ma non ho voglia di perderci troppo tempo adesso. Questi dove sono? Qua sopra, ok. Ok, questi qua. Tutti i core che vanno al loro posto, va bene, va bene, va bene. Mi mancano degli obiettivi da raggiungere in questa fase della partita, ragazzi. Necessito di nuovi obiettivi, non so bene cosa fare. Probabilmente l'unica strada sarebbe attaccare i Ming. Probabilmente sarebbe l'unica sarebbe letteralmente attaccare i Ming. Visto che espandendoci da questa parte qua, probabilmente non prenderemmo troppa aggressive expansion, in teoria almeno. Hanno un sacco di vassalli questi qua di Oirat, come mai? Anche se non hanno delle enormi forze in campo, tutto sommato. Rispettabile, hanno circa 150.000 soldati in meno di noi, fanteria. Robo, non mi sento di attaccarli. Cioè non mi sento, non ho voglia. Ah, la nostra imperatrice è morta, pensavo fosse morto il nostro erede, cioè, cosa che di solito succede spesso. Bene, beh, io faccio questo. Posto. Il nostro re scarso è andato a farsi friggere e adesso abbiamo la nostra imperatrice Anna I 665, che è una cosa allucinante. Quindi di sicuro si merita più lei che altri di governare. E visto che siamo nell'età dell'assolutismo, spendiamo un po' di punti militari per aumentare sia la legittimità che il nostro assolutismo. E visto che ci siamo, facciamo un altro giro anche così. A posto.
Ok, ora abbiamo un buon 13, 11, 9 come introito di punti. Cos'è questa cosa? Ah, questa è nuova, non l'ho mai vista. Ma questo è per far scattare una rivoluzione? Beh, non ho nessun interesse al momento a far scattare delle rivoluzioni. So che a tanti piace molto giocare con paesi rivoluzionari, ma sinceramente non è una prospettiva che mi attira al momento. 241. Facciamo degli investimenti a questo punto. Facciamo degli investimenti. Oddio, allora. Facciamo un po' di conti. Se io riuscissi a costruire questo tipo di edificio in tutte le province che ho, probabilmente potrei riuscire ad arrivare a un force limit vicino a un milione. Quindi vediamo se riusciamo a fare una di queste, diventare una delle potenze egemoni, ovvero avere un esercito di almeno 1 milione di soldati e che tutte le altre grandi potenze abbiano meno soldati di noi. Questo potrebbe essere un obiettivo che potremmo provare a raggiungere negli ultimi 80 anni di gioco. Perché no? Potrebbe essere. Anche questo probabilmente no, questo è più difficile secondo me. Questo forse potrebbe essere più fattibile, è relativamente più fattibile. Facciamo un po' di conti, vediamo un po'. Ok, ci sono tantissime province in cui potremmo costruire questo edificio. Allora, c'è un... Fatemi vedere... Io vorrei sapere quante province io controllo. C'è un modo in gioco per capirlo? Forse no. No, eccolo. No, questo è il... Abbiamo 305 province. 305 province, quindi sarebbero tipo al massimo 610 reggimenti in più che si potrebbero fare. 610 più 360 fa ampiamente sopra 1 milione, quindi si può fare e lo faremo. Quindi parte il nuovo obiettivo, ragazzi. Il nuovo obiettivo è arrivare a 1 milione di truppe massime. Non so se questo si potrà realmente fare oppure no, ma noi partiamo e andiamo. Investiamo tutti i soldi che abbiamo in questo tipo di edifici, ovvero costruiamo questo edificio qua e ovunque si può, finché non esauriamo i soldi in pratica. Ok, avanti, 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 avanti. Non so bene quanti ne abbiamo costruiti, ma abbastanza, devo dire. Ne mancano ancora molti. Togliamo la pausa. E... No, questo. Quindi riproviamo. Abbiamo fatto questo edificio in tutte queste province qua. Cioè abbiamo iniziato la costruzione di questo edificio in tutte queste province. Ci vuole più di un mese per costruirne uno, cioè per avere i soldi per costruirne uno. E noi dovremmo costruirne, sì, diverse centinaia. Qua sono potenziamenti, quindi costano leggermente meno. Li facciamo immediatamente. Fatemi controllare anche qui se c'è qualche politica in questo senso. Sì, questo. Ok. Ottimo, quindi dovremmo finire le idee diplomatiche per avere questa politica che ci dà il più 10% al force limit, quindi nel nostro caso sarebbe, sì, dovrebbe essere un più 36, qualcosa del genere, che comunque non è male. Quindi investiamo in punti di
diplomatici, aumentiamo, no, 58 anni, questo qua non ha senso, e poi i soldi ci servono per costruire i nostri edifici, che sono questi. Facciamo una cosa, adesso ci mettiamo in modalità risparmio, quindi abbassiamo il mantenimento delle truppe, abbassiamo qualsiasi cosa, abbassiamo il mantenimento dei forti e vediamo quanto riusciamo a guadagnare al massimo. 336, ok. Prendiamo più tasse dal Papa anche. Vediamo se riusciamo a sfondare quota 350. No, non ancora. Mettiamo anche i nostri vassalli, non come marche, come stavo dicendo negli altri episodi, ma facciamo questa opzione, quindi aumentiamo l'introito da parte dei nostri vassalli per quanto possibile e ci avviciniamo a 350 ducati al mese. Molto bene. Qui dobbiamo assolutamente continuare a spingere sulle idee diplomatiche. Avanti qua. Ovunque si può, costruiamo questo tipo di edificio. Potremmo anche prendere dei debiti, obiettivamente, per aumentare ulteriormente la spinta. Però non so se è il caso di farlo. Non so se è il caso di prendersi addirittura dei debiti per questo, ma non penso. L'altro è dedicato guerra alla Borgogna. Gente che esce fuori dalla coalizione, bene così. Sì, ok, va bene. Tanto ci rientreranno non appena finita la loro guerra. Assolutamente garantito. Quindi adesso mi sorge la domanda se sia effettivamente possibile con le tempistiche. Sicuramente se mi fossi avveduto di questa cosa prima, probabilmente sì. A questo punto della partita non so se sia realmente fattibile come cosa, arrivare a 1 milione di soldati, ma boh, noi ci proviamo. Poi vediamo come va a finire. E qua in fondo ci sono quelli da potenziare. Dai. Posto. Sì. Vediamo anche un po' di tempo, va bene. Quanto ci vuole costruirli questi cosi? Un anno? Immagino di sì. Tipo... Sì, un anno. Un anno. È molto... non so... Penso sia un po' tirata sul filo di lana questa cosa. Ho questa strana impressione. Vediamo un po' come va il nostro... Siamo già a 612. Siamo già a 612.000 come limite teorico massimo. Vediamo un po' fino a che punto riusciamo a spingere il nostro stato, il nostro grande impero. Ovviamente non riusciremo mai a far uso di questo milione di soldati, assolutamente, ma pazienza. Noi è soltanto una cosa per la gloria, non ci interessa realmente usufruire di questo grande numero di soldati, almeno a me non interessa, magari potrebbe interessare a voi. Odoio, te li gestisci te questi ribelli. Avanti. Ovunque possibile facciamo gli edifici. Sì, scusate se è un po' noiosa questa cosa, ragazzi, ma sì, mi è venuto così in mente che ci sono state aggiunte queste, ecco qua, il nostro timer, infatti. Dicevo, mi è venuto in mente tardi che ci sono state aggiunte queste, sì, paesi che possono essere egemoni, e quindi
Aspetta che controllo, che magari stiamo facendo questa cosa per niente. Avere un'armata di 1 milione, ok. E armi smore. Ok, al momento non è verificata la seconda condizione perché mi pare che siano i Ming che hanno più soldati di noi. Sì, esatto, ma loro hanno un force limit di solo 503, noi siamo già a 617. Abbiamo già gli ottomani, boh. Prendiamo questo. Quindi dovremmo riuscire tranquillamente sì, a superare i Ming anche come numero di soldati schierati in campo. Allora, andiamo dove si può. C'erano, esatto, un paio di posti dove dovevamo potenziare. Comunque ragazzi, questo era il nostro timer, la tregua con i Ming è terminata, ma per un pochino non ci interesserà fare guerra contro di loro. Cerchiamo di spingere, come abbiamo detto, il più possibile su questo tipo di edificio qua, per avere più 2 per ogni edificio al nostro force limit e vediamo se riusciamo ad arrivare a 1 milione di soldati e diventare la potenza militarmente egemone nel mondo. Detto questo, vi ringrazio per la visione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, lasciatemi nei commenti le vostre idee a riguardo, se avete qualche obiettivo da potermi suggerire, magari per una prossima run, visto che questa ormai è nelle fasi terminali. Lasciate un mi piace se volete e che dire, grazie ancora per la visione, ci vediamo al prossimo episodio, ciao!